Buongiorno ragazzi, quest'oggi siamo all'ex colonia Post Telegrafici. Questa era una colonia che ospitava diverse centinaia di bambini, adesso è in stato di abbandono. Entriamo dentro e come al solito vediamo un po' cosa c'è e cosa non c'è. Qui come vedete c'è dei cartelli che dovrebbero intimorirci, ma noi che amiamo il rischio e amiamo la galera entreremo lo stesso. Cartelli inquietanti e dove trovarli. L'hanno scritto anche con un bel foto. Questo tavolino. Ma adesso dobbiamo vedere dove entrare, perché qui punti di accesso non li vedo. No, povero televisore. Punti di accesso non lo so. Da lì. Qui c'è un punto di accesso, guarda. Si scende le scalette e si entra lì. C'è un televisore randellato. Ti dovresti abbassare però per entrare lì, però va bene. Mi sa che abbiamo trovato un'entrata migliore che quella lì. Quella lì. Anche perché da lì passare sotto non mi sembra un'ottima idea. Sì, qua decisamente c'è l'entrata. Bello. Wow! Aspetta! Qui è abbastanza buio, è il momento di tirare fuori le torce. Il bed. Ok. Ma sembra strano che i barboni tipo non entrino in queste case a riscaldarsi. Sì, o... sarebbe l'ideale per un barbone, il sogno di ogni barbone. Infatti secondo me qualcuno si troverà. E se si troverà gli si dirà ciao. Allora raga, qui c'è l'acqua sul pavimento, ho paura che potrebbe cedere qualcosa sopra. Oh, c'è un televisore intatto. Non male. Un telefono? No, la vecchia SIP. Mitica SIP. La SIP era la Telecom, sai? Non è tipo un fax questo? No, ora questo mi sembra, sì, probabilmente un telefono fax, un telefono fax, sì. Sì, un telefono fax. Che facciamo? Andiamo giù prima di rischiare di morire crollando? Bah, anche morire crollando sarebbe un'ottima idea. Sì, andiamo prima giù. Ti passi la torcia? Sì. Grazie. Oh, oh, oh. Cavolo, qui c'è stato un tifone qui. Una damigiana di vino. Vi sfido sul fatto che non avete le palle ad andare qua sotto. Non ne ho. Dove? Qua sotto. Cioè è molto inquietante come posto. Ci ho io. Vedete? Ti seguo, ovviamente ti seguo, aspetta. Qua mi ha messo molto male. Con crolla. Minchia. Guarda che spettacolo però. Senti che goccia. Dove c'è? Puzza di muta. Ah ma oddio, continua anche qua sotto. Sì, ma non c'è nulla sostanzialmente. Lo vedi? Ah no, qui non c'è niente.
Dei bellissimi graffiti. E tipo dei cestini. Di vini. Ci hanno spruzzato sopra. Da queste qui. Sì, ah ecco. Sono queste cose qui, non sono popolette. Taniche di vernice. No, non penso sia vernice. Lo so, sai. È tipo un pulipavimenti. Ah sì, pulipavimenti. Sì, vedi, è un pulipavimenti. Infatti non è attaccato. Poi ci sta che stiamo dicendo un mucchio di cazzate e non ce ne rendiamo conto, Anzi, è molto probabile. Però sto bischio col giacchetto sudicio è ancora peggio di noi. Io mi sacrifico per voi. Non so per quale motivo, ma non sapevo. Ma forse perché c'è la sicura qui. Serve la cava. Ora ho messo la sicura. Sì, dovrebbe essere. Non va. Dovrebbe essere aperto, ma non va. Qui c'è un libro. Enciclopedia Post Respi. Volume 17. Volume 17. Oddio. Oh, ma c'è anche una sede di queste da piccino. Anche se ora queste sono tipo distrutte. Wow. Le canestri da basket. Qui praticamente penso sia la rimessa dove c'avevano tutte le cosine. Non avvicinarsi, pericolo di crollo. Fa ridere visto che noi siamo dentro. Dai, andiamo a vedere cosa c'è al piano superiore. Qua c'è una macchina da cucire. È tipo tutto il lago di voce di testa. Qui siamo a rischio crollo. È tutto bagnato. Ecco, mi stanno cadendo goccioloni in testa. C'è una bella stanza. Televisore. Molto grande. Cos'è questo? Questa dovrebbe essere una radio. No, che radio? È per sentire i nastri, no? Non lo so. Qui mettevi i nastri. Non lo so, sai, perché qua... Qui vedi c'è volume, microfono, toni alti. Sì, dovrebbe essere... Per la stereo. Tipo uno stereo, capito? I post centro vacanze. Queste sono le tute che gli davano quando venivano qua. In omaggio gliele davano e loro si mettevano queste. Sì. Queste sono per le bambine. Ah! Volevi qualche tuta? Qui ce n'è abbastanza, direi. Qui cosa? Ah, guarda, c'è la lavanderia qui. No, vabbè, questa cosa è abbastanza inquietante. Qua c'è la lavanderia. No, ci sono ancora i vestiti appesi per farli asciugare. Ragazzi. Wow. No, e tu appesi ancora. Che carino. Qui si rimbuca. Ma quello là, scusami che ci stessi lavando. Nel senso, si lavava di mani, ma fa un po' bene. Tutta l'estate, cioè tutto. Ah, ecco. Quando i genitori lavoravano. Cioè quando le scuole smettevano, i genitori lavoravano ancora, li portavano qui. Non è come la Vinara che ci stavi una settimana, due settimane, quindi più, non sì. Tutta la lavanderia, lavavano i panni. Penso di sì. Guarda, qua c'erano le scarpettine da ballo. Quindi si facevano anche. Sì, perché facevano anche sport, diverse attività. Attività ricreative, sì. Che bello. C'è da scavalcare. No, che scavalcare, qui c'è pure. Ma qua crolla di brutto, Questi erano dormitori. Bellissimo però, Tutto di legno qua. È tutto marcio. Tutto marcio, sì. Oddio. Qui c'è una dormitori sicuramente. Guarda. Porca puttana. Ah, no, non sono dormitori, era la stanza principale dove magari si ritrovavano. Si giocavano. Allora come è grossa? Oddio. Hai visto? Praticamente avevano un fono a persona. Quasi. Mica come a calcio ora che Dio buono c'è un fono 50. Posto di lusso era questo.
Che c'è? Questo è veloce. Veloce? Sì. Questo è veloce. Che figata le docce. Capisco dove viene tutta questa umidità. Cavolo. Ma ci guarda i banchini, le sedie che ho preparato. Cioè, ma questa era fatta a parte di una. Questa era la mensa. Queste sono tutte le travi di legno cascate. No, qua sopra sul tetto è uno spettacolo. C'è un vento della Madonna. Bellissimo. Anche se è un po' tutto allagato. C'è delle scale qui? Non mi ciuffa. Prova ad aprire la porta. Grandissimo. Penso sia da dove si voleva montare. Ah, da dove si stava salendo dall'inizio? Esatto. Sì, sì, probabile. Ma dopo scendiamo. Dobbiamo scendere da di qua, poi si vede. Oh, venite qui? Wow. E qua si ricollega alla tua stanza. Cavolo. No, guarda, ci sono anche su, eh. Sì, settore B, scala 5. Vai, prova. Cosa? Andiamo di su, di qua. Infatti ci sono i cartelli per con settori. Andiamo di qua, non c'è le scaline. Con la lavandina è altezza bambino. Ma è veramente su altezza mia, non è altezza bambino. Ah beh, è altezza bambino. No, guarda qua. Eccola dove vengono tutti i materiali. Ganzo, davvero, davvero bello. Ecco, spaccami la macchina fotografica magari. Ecco. Non è questo. Bar pizzeria. Ganzo. I bambini che si sgraffignavano le pizze andando a letto. Fudelia. Quindi sa che ci stava gli educatori. Esatto, gli educatori. Questa è una stanza degli educatori perché c'è il letto e il bagno. E controllavano i bambini che stessero buoni. Sì. Tu già fatto male io. E ora io? Vieni, dammi la macchina. Qui sono sì, vadi signorina. Come faccio? Eh? Vadi signorina. Ce la fai capito? Oddio. Oddio. Usciamo qua e meglio se andiamo via perché ci sono le case. Ci vedo un subito certo. Ma perché stiamo facendo una cosa illegale? No. Però si potrebbero preoccupare per la nostra incolumità. Direzione. Vai, andiamo. Secondo me si chiude l'infermeria. Anche... andiamo. Oh, l'infermeria, ragazzi, andiamo. Ma giù su. Cioè, perché non sono due edifici, alla forma L, però sono attaccati, capito? Eccola. Qua c'è la segreteria. Mamma, tutti i fogli. Sì. Sì. Inventario, tutto. Cassaforti. I nomi dei bambini.
Ci sono le date? Sì. 1996. Guarda. Questo 2007. Dal 10... No, scherzo. Ho detto una cazzata. 10 luglio al 27 luglio. Ci stavano... Quindi... Però non sembra... Ah, vedi? Tutte... No, ma che cazzo? Provincia La Spezia. Tutti i bambini venivano qua. Sì, ma... Napoli. Allora si capisce, vabbè, che era più anche da più più grande e più organizzato. Guarda un po' qua. No, qui ci sono... è un pezzo di inventario. Qui dov'è? Sì, è l'inventario. Sì, sì. L'inventario. Guarda, guarda l'entrata, c'è il cancello. C'è il cancello dove siamo entrati. Possiamo anche fare? Guarda. È vero. Visto? Siamo così vicino. Vicini. Eccolo lì. Lì da dove siamo entrati. Comunque l'altra struttura è figa, ragazzi, mi sta chiamando. Conti, non c'ha 10 anni, c'ha 20 anni. 92. 1997, c'ha 21 anni. Questo è 92. Fratelli Lamborghini sono stati qua. Elettra. Dai. C'è scritto Lamborghini. Oh mio Dio, qui è bellissimo. No, raga. Trovato gli scacchi. Ok, questa cosa è abbastanza inquietante. Perché? Hanno scritto save me. Le lettere, permettici le lettere. Corrispondenza. Esatto. Il karaoke. Karaoke canta chi legge il volume 4. Erano molto simpatici. Questa casa si va a letto presto. No, le scale a chioccia. No! Bellissime. Guarda! Il vecchio telefono a gettoni. No. Bellissimo il telefono a gettoni così. E anche con carta telefonica da 10.000 lire. Andiamo su. Sì, dico, però... Salto il dormitorio. È un po' diverso. Poi è strano perché dovevo fare la seconda lì. Vieni a vedere. Sì, qui è dove dormivano, vedrai, i dirigenti. Ci sta, ecco. Quando stavano qui, ci sta che dormivano qui. Non so. No, ma aspetta, aspetta, ste porte devi... ste porte devi pigiare il bottone. No? Ecco. Solita stanza. Solita stanza, sì. C'ho un cordless. Infermeria? Sì, vero. Siamo arrivati all'infermeria. Infatti avevo visto Loki prima mentre entravo. No, che spettacolo. Cazzo! Questo è diretta luce del sole. Wow. No. Infermeria fantastica. Oh. Stavo per bocca malissimo. Quindi diciamo che non ci resta che di guardare chi c'è di qua e poi andare a vedere cosa c'è sotto le scale a chioccia, no? Non sopra. Oddio. Sta attento, zio. No, le medicine. Ci sono tutte le medicine, ragazzi. No, che spettacolo. Guarda là. Provo a aprire. Apri. C'è anche la bilancia, quella con l'altezza. Oh, ragazzi, qua ci sono... ci hanno visto, paese. Dove? Giù. C'è gente? Ah, ah, ah. Ci hanno visto? Gente, supposte. Allora, ragazzi, se c'è gente non vorrei chiamassero i carabinieri. Qua c'è ancora una, sì, c'è sono due donne bilancia. Due donne stanno guardando proprio qui. Sono due donne, no? C'è ancora una bilancia qua. Allora, dai, sono ragazzi, andiamo via da qua, dai. Stanno guardando.
Ci sono degli adesivi con delle citazioni. Il medico è colui che introduce sostanze che non conosce in un corpo che non conosce, che conosce ancora meno. Victor Hugo, mi. Quindi adesso io direi di andare giù e sentire un po' cosa è rimasto qui di questa struttura. Tutta oggi non credo proprio che riusciremo a visitarla, però si prova a farvi vedere il più possibile, soprattutto perché fuori c'è gente che ci sta guardando male e io ho paura che chiami i carabinieri, perché vabbè, noi non stiamo rompendo niente, però c'erano tanti cartelli che dicevano che non potevamo entrare. Dai, quindi veloci. Ecco, qui ho un fondo. Anche qua è sbagliato. Tutto sbagliato, sì. È il primo piano. Però. C'è l'archivio. C'è l'archivio? Sì. No, non è mai. Mi sta venendo io tutto l'intorno. No. Interruttori, sì. Il quadro generale. Quello elettrico. Generale, sì. Quello elettrico. Sembrava il raccoglitore, ma. Qua non si può uscire per nulla, non si può aprire. Sta piovendo. Perfetto. Hanno sbarrato tutto perché sarebbe l'avviato più semplice. Ma quanto è? Si spazza un po'? Ce l'avrebbe bisogno? Non è il mongolo che sei. Vabbè ragazzi, che dite? Io direi di uscire. Sì. Allora ci becchiamo fuori. Allora ragazzi, l'esplorazione finisce qui. Ad oggi devo dire che è stata la più bella che abbiamo mai fatto. Quelle persone che ci stavano guardando male fuori sono andate via, quindi possiamo andare via tranquillamente. E niente ragazzi, se avete voglia iscrivetevi al canale, lasciate un like e commentate qui sotto. Ciao a tutti.